Ciao, sono il dottor Max, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo. In questa nuova serie di video, dedicata ai farmaci veterinari, ti leggerai i foglietti illustrativi degli stessi. Prima di iniziare, ti ricordo di iscriverti al canale, mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali, in base ai prodotti utilizzati, in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti, che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute, grazie alle esperienze condivise. In questo video esaminiamo il farmaco veterinario Tiamolina HF125. A cosa serve? Tiamolina HF125 è un medicinale veterinario a base del principio attivo tiamolina idrogeno fumarato, appartenente alla categoria degli antibiotici e nello specifico pleuromutiline. È commercializzato in Italia dall'azienda Doxal Italia S.p.A. Tiamolina HF125 può essere prescritto con ricetta RNRVD, ricetta non ripetibile veterinaria di LGS 218-2023. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Doxal Italia S.p.A. Concessionario: Doxal Italia S.p.A. Ricetta: RNRVD, ricetta non ripetibile veterinaria di LGS 218-2023. Principio attivo: Tiamolina idrogeno fumarato. Gruppo terapeutico: Antibiotici. Forma farmaceutica: Granulato. Confezioni: Tiamolina HF125 o spolvere solubile sacco da 5 kg. Principio attivo: 1 kg uguale tiamolina 100 g, da tiamolina idrogeno fumarato 125 g. Indicazioni: suini. Trattamento delle micoplasmosi, della polmonite emzootica e dell'enterite necrotica superficiale da germi sensibili alla tiamolina. Polli da carne. Trattamento delle micoplasmosi, malattia cronica respiratoria da M. Galli septicum. Artrite infettiva da M. synoviae, da germi sensibili alla tiamolina. Posologia: il medicinale deve essere somministrato sciolto in acqua, da bere alle dosi giornaliere sotto elencate. Poi l'acqua medicata può essere aggiunta all'alimento liquido. L'alimento liquido cosa medicato va consumato immediatamente e non conservato. La corrispondente concentrazione nell'acqua di bevanda o nell'alimento liquido deve essere ricalcolata in funzione del peso reale degli animali e dell'effettivo consumo di acqua o alimento liquido, avendo cura di non superare la dose di principio attivo / kg PV autorizzata. Suini: 125-200 mg DPA kg di mangime utilizzato per la preparazione dell'alimento liquido, pari a 1,25-2 g di prodotto finito / kg di mangime utilizzato per la preparazione di alimento liquido, per 3-5 giorni secondo prescrizione veterinaria. Questa posologia corrisponde a 75-100 mg di prodotto / kg di PV / DIE. Polli da carne, escluse galline che producono uova destinate al consumo umano. 125-200 mg DPA litro di acqua di bevanda, pari a 1,25-2 g di prodotto finito / litro di acqua di bevanda, per 3-5 giorni secondo prescrizione veterinaria. Questa posologia corrisponde a 187-300 mg di prodotto / kg di PV / DIE. Avvertenze: non somministrare a galline che producono uova destinate al consumo umano. L'assunzione del medicinale da parte degli animali può essere alterata a seguito della malattia. Per i soggetti che presentano un'assunzione ridotta di alimento, eseguire il trattamento per via parenterale, utilizzando un idoneo prodotto iniettabile. L'utilizzo ripetuto o protratto va evitato. Tempi di sospensione: carni e visceri. Suini: 3 giorni. Polli da carne: 8 giorni. Non ha consentito l'uso su galline che producono uova destinate al consumo umano. Fonte: Codifa, l'informatore farmaceutico. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero di esserti stato utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco veterinario esaminato.